Ciao, benvenuti ad un nuovo video di Mr. Gorn. Mettete un like, commentate ed iscrivetevi al suo canale. Grazie e buona visione. Siamo pronti all'avventura, una sessione da paura. Ci racconterà Mr. Gorn. Mr. Gorn. Mr. Gorn, Italian Metal Hunter. Con Mr. Gorn si può far la storia, mai e poi mai qui molleremo. Seguiteci e sapremo cosa nasconderà questo terreno. Mr. Gorn, Italian Metal Hunter. Guardala. Che storia vista. Grazie. Oh, non ti vedo. Hai paura?
bello, la paletta di un cucchiaino, bella bella questa, bella 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 vecchia. Wow. Esce l'altro pezzo. Un altro pezzo. Amici. Sa che l'ho pigliata via io, fia con una... Amici, siamo qua all'Adda, dove è un punto dove siamo venuti qua con Magnum e Akamind, che l'acqua arrivava fino a lì, ok? Adesso l'acqua si è abbassata ed è praticamente è un po' in secca il fiume. Qua siamo rivolti ad Adda, guardate la buca, proprio qua a ridosso della riva, quindi praticamente il pescatore pescava qua. Ho trovato il pezzo della paletta e quello che rimane. Purtroppo l'ho rovinato con la paletta, ho rovinato il... Molto probabilmente sono stato io a rovinare. L'ancoretta non c'è più, perché sono le cose che si rovinavano per prima, perché erano di ferro. Vecchia, bella. Vecchio, veramente bello. Questi qua sono i target che preferisco. Non è un problema. Era preferibile intera, però la mettiamo insieme, fa parte del ricordo. Del pescatore che ai tempi pescava e ha perso questo artificiale, questo rotante. Spettacolo. Siamo pronti all'avventura, una sessione da paura ci racconterà Mr. Gold. Spettacolo ragazzi, amici, rivolta ad Adda, sotto il ponte, zona rivolta ad Adda, zona ponte. Sono andato in fondo dove Magnum aveva perso gli artificiali, se riuscivo a trovare. Adesso andiamo sulla spiaggia qua, formata come ho detto all'inizio, una spiaggia. Adesso i bagnanti credo che la maggior parte sono andati via. L'acqua è calma e basta, ma rispetto anche l'anno scorso quando sono venuto qua e voi avete visto i video, si è abbassata parecchio, però si è trasformata, e questa è stata la mia sorpresa, perché ho visto un vecchio video degli anni 80 di rivolta ad Adda, proprio fatto sotto il ponte, quando c'era il ponte ancora, il ponte vecchio, e si intravedeva il ponte nuovo qua. E praticamente c'era la spiaggia come c'è adesso, però era un po' più indietro, perché praticamente prima, dove c'era il ponte che era ancora intero, il ponte che dopo l'hanno demolito negli anni, c'era la spiaggia, c'era la gente che faceva il bagno, c'erano i bambini che pescavano, bambini che avevano la mia età. Il video dell'84, ma è molto bello, molto interessante, che parla di come era la vita soprattutto negli anni 80, ma poi parlavano anche della vita passata delle cascine, così. Quindi adesso metto, quando pubblico questo video, metto il link sotto di questo video documentario, sempre su YouTube, di un video spettacolare di questa zona, di proprio dove sono adesso, Palmetto Detector, e la cittadina rivolta ad Adda, che è vicino qua al centro, sarà un chilometro, così. Spettacolo. Qua c'era tutta la distesa d'erba, incredibile. Guarda la trota come murale, spettacolo. Adesso mettiamo in cuffia e andiamo in fondo per non disturbare.
facciamo la nostra passata. Fanculo. Guarda, tutta erba alta, molto probabilmente perché era dovuto alla... al fatto che praticamente erano parecchi mesi o qualche anno che il livello del fiume non si alzava più di tanto, dovuto alla siccità, quindi qua si era formato un prato enorme di erbaccia alta. E praticamente erano rimasti a disposizione, come avete visto nel video, pochi spazi per passare col metadetector. E qua è tutto nuovo, molto probabilmente con le piogge, perché è stato veramente un anno 2024 molto piovoso. E questa qua tutta secondo me, tutta, c'è un po' di quelle vecchie. E qua sono nel tratto dove c'è la, dove c'era il, la spiaggia vecchia, ma qua si è formata e la sabbia è andata anche oltre, i sassi sono andati anche oltre, riempiendo anche dalla parte di là. Mai visto così, che ho memoria. Infatti vedete, non c'è segnale, non c'è niente. Adesso vediamo se riusciamo ad andare dove ho trovato i pezzi di cucchiaino l'anno scorso. Controllo. E qua è tutta l'acqua, la potenza della corrente. Anche qua a pescare è spettacolo, figa. Cioè si è proprio trasformato, è diventata una spiaggia enorme. Primo segnale. Ci sono tanti moscerini. Devo utilizzare ancora le cuffie per non disturbare. Usando il 250, il 200 in riparazione. Sembra una fibbia, ma è troppo leggera, abbastanza
pieghevole, quindi non è una figlia. E sostanzialmente è veramente la potenza della corrente che ha spostato quintali e quintali di sassi, ha plasmato nel plasma nel tempo e continua a plasmare nel tempo questo bellissimo fiume. Il momento bello, ci abbiamo di fronte un airone cinerino, guarda che si è spiccato il volo, vediamo se riesco a inquadrarlo dalla telecamera, bellissimo. Oh, finalmente è un momento speciale per me. Trovo un cazzo, ma almeno pulisco. Bellissimo Morales. Mancavano questi, non l'avevo ancora trovati, figa. Guarda qua, spill, guarda che spill, figa, Bitcoin. Che merda. Che si è formata sta spiaggia per figa, per farla diventare una merda, Dio. Via, questo è pericoloso. Che te lo becchi sotto il piede mentre stai facendo il bagno. Devastante, figa. Via. Amici, Mr. Gorn Italia Metal Hunter, Sunset, giornata finita di ricerca, mezza giornata, Sunset, posto a me caro, e niente, abbiamo trovato qualcosina, solita spazzatura, però mi sono divertito, veramente è stato un modo per staccare la spina alla grande. Ci vediamo al prossimo video, mettete un like, iscrivetevi al canale, è la grande. Da Rivolta d'Adda è tutto, fiume Adda, Sunset, alla grande.